Scopriamo quindi questo episodio che è compreso tra il verso 85 e il verso 142 del ventisesimo canto dell'Inferno e che contiene uno dei più celebri episodi di tutta questa cantica e in assoluto di tutto il poema della Divina Commedia. Siamo nell'ottava poggia e diciamo che in questo bellissimo canto della Divina Commedia Dante ci fa incontrare con uno dei personaggi più importanti della letteratura antica, uno dei protagonisti dell'Iliade, ma il protagonista assoluto dell'Odissea, entrambi poemi omerici, quindi della letteratura greca, i primi testi all'inizio della cultura occidentale. Ulisse, per definizione, è uno degli eroi più caratterizzati del passato della letteratura occidentale, perché è un personaggio animato da una grande intelligenza, una grande curiosità e una leggendaria astuzia. È quello che ha il colpo d'ingegno che risolve la guerra di Troia, che sentiremo raccontare soltanto nell'Odissea e poi nell'Eneide di Virgilio. In particolare, il canto però comincia con un'apostrofe rivolta a Firenze, che è la patria di Dante. Dante che già mentre stava scrivendo l'Inferno era in esilio e che quindi aveva un po' il vento avvelenato nei confronti della patria che ingiustamente lo aveva appunto esiliato e gli impediva il ritorno. Diciamo che la figura retorica principale di questi primi versi è quella dell'ironia, perché Dante si rivolge a Firenze come a dirle: stai felice, stai contenta, godi, però in realtà c'è poco da godere, perché la grandezza di cui lui dice che Firenze può vantarsi è quella di avere tanti suoi concittadini nell'inferno, che non è proprio il massimo, no? Godi Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra li ladron trovai cinque cotali, tuoi cittadini onde mi vergogna e tu in grande orranza non ne sai. Che vorrebbe dire: sei così grande che batti le ali per mare e per terra. Per lo inferno però si espande il tuo nome, perché ci sono parecchi fiorentini. E lui dice che tra i ladroni trovò cinque tizi, tuoi concittadini, che mi fanno venire vergogna. E tu non trai grande onorificenza da questo. E andando più giù, quando entriamo all'interno dell'ottava poggia, c'è una, diciamo, un'efficacissima similitudine che ci fa vedere questa scena strepitosa che Dante ammira dall'alto. Allora, immaginatevi che scena pazzesca che vede. Siamo nell'inferno, è tutto buio, e lui vede questa sorta di incavo nel terreno che è la poggia dall'alto, e ci dice che vede un sacco di fiamme, e le fiamme, se le guardi nella notte, danno l'idea delle lucciole, no? Quindi dice, siamo al verso 25, quante il villan che al poggio si riposa, nel tempo che colui che il mondo schiara, la faccia sua a noi teme nascosa, come la mosca cede alla zanzara, vede lucciole giù per la vallea, forse colà dove vendemmia e ara, di tante fiamme tutta risplendeva l'ottava poggia, siccome io m'accorsi tosto che fui là del fondo parea. Cioè vorrebbe dire che come capita al contadino che va a riposarsi la sera quando ha finito di lavorare e nel momento che si passa praticamente dal tramonto alla sera potrebbe vedere guardando verso la valle le lucciole che cominciano a punteggiare il panorama, così lui quando arriva all'ottava volgia vede tutte queste fiammelle da basso davanti a lui. È una scena molto fantasiosa, no? Anche bella dal punto di vista della descrizione. E ora andiamo più avanti, quando lui al verso 85 vede qualcosa che attira tremendamente il suo interesse, Dante, e chiede con grande veemenza, cioè con grande pressione al suo maestro, di portarlo a conoscere appunto questa fiamma biforcuta che nasconde al suo interno due peccatori. Per contestualizzare, ma che sono queste fiamme e perché
all'interno delle fiamme sono puniti i peccatori, coloro che hanno usato la frode per ingannare. Sono puniti perché una fiamma dà l'idea di una specie di lingua che oscilla verso l'alto, no? Una lingua fiammeggiante. Loro che hanno usato la lingua per fare il male nella vita, adesso vengono puniti bruciando eternamente. Sempre la logica del contrappasso, ragazzi, che regola queste punizioni che Dante si è inventato da solo e che sono delle invenzioni narrative grandissime. E questa fiamma biforcuta, per approcciarla, per avvicinarsi, per conversare con chi è nascosto qui dentro, con chi è punito, Virgilio dice: lascia fare a me, perché bisogna avvicinarsi con il dovuto rispetto, in quanto lui, che è latino ma conosce il greco, deve fare da, come dire, accompagnatore al giovane Dante, che ancora è pure vivo, per scoprire la storia di questi due illustri personaggi, ovviamente soprattutto Ulisse. E iniziamo appunto a scoprire questo passo. Lo maggior corno della fiamma antica cominciò a crollarsi mormorando, pur come quella cui venta fatica. Indi la cima qua e là menando, come fosse la lingua che parlasse, gittò voce di fuori e disse: quando? È bellissimo l'inizio, la fine di questo verso, perché il quando, essendo una congiunzione temporale, per forza di cose bisogna che finisca nel verso successivo. Siamo davanti a una jambeman di quelli no belli, strepitosi. Lo scavallamento del verso a livello sintattico nel verso successivo m'ha fatto in un modo davvero mirabile. Vorrebbe dire, il corno, la parte più alta della fiamma antica, antica perché si parla di due greci che sono morti centinaia di anni fa, cominciò a crollarsi mormorando. Quindi Dante ci dice anche come fa a comunicare questa fiamma. È una fiamma, questo qui è sono due anime dannate che sono due fiamme per l'eternità, bruciano per l'eternità, ma muovendo la parte più alta delle loro punte riescono a comunicare. Ulisse comunica così e ci dice che muovendo di qua e di là la cima, come fosse una lingua che parla, butta la voce di fuori e dice. Quindi anche qui bellissimo anche come si inventa che riesce a parlare una lingua di fiamma. E dice: quando mi dipartì da Circe che sottrasse me più di un anno là presso a Gaeta, prima che sì Enea la nomasse, né dolcezza di figlio, né la pietà, altra enchantment, del vecchio padre, nel debito amore, lo qual, qui c'è addirittura il che successivo, quindi un'altra enchantment, dovea Penelope far lieta, Penelope diventa Penelope per esigenze metriche, così diventa ancora più incisivo come nome, vince il potere dentro a me l'ardore, chi ebbe a divenir del mondo esperto e dei vizi umani e del valore. Questa è l'introduzione. Quando io partì da Circe, la maga, diciamo che presso il Circeo, vicino a Gaeta, il luogo che poi fu nominato, questo porto che fu nominato da Enea, che ci arrivò successivamente e dette questo nome, né la dolcezza di figlio, cioè l'amore dolce per il proprio figlio Telemaco, né la pietà, cioè il rispetto, la devozione del vecchio padre, né il debito, cioè debito vorrebbe dire dovuto, amore che doveva far lieta la moglie Penelope, però che ha tirato per le lunghe questa tela per non sposarsi e aspettarla all'infinito. Lui ci ha messo 10 anni a ritornare a casa dopo la guerra di Troia. Poterono vincere dentro di me l'ardore, cioè il desiderio bruciante, chi ebbe a divenire del mondo esperto, il desiderio bruciante di diventare esperto, cioè di fare esperienza del mondo e degli vizi umani, cioè delle qualità negative dell'uomo e del valore, sempre sottinteso degli uomini, cioè scoprire non solo il mondo ma anche gli esseri umani nei loro aspetti bui o luminosi. E qui c'è la continuazione, questo verso eccezionale che è proprio il verso 100. Ma misi me, avversativa, come vi dico sempre, non si cominciano mai le domande con il ma
Tutto questo è importante, gli affetti familiari, la moglie, il figlio, il padre, ma misi me. Il contrasto del ma è con questi valori importanti della sua famiglia, ma misi me. E misi me è pazzesco come espressione, perché mette se stesso, non mi misi, misi me, complemento oggetto, io prendo me e mi metto, è come costringersi, come decidere che te devi fare quello. Per l'alto mare aperto, sol con un legno e con quella compagna al tranchant picciola, dalla quale non fui diserto, ma io misi me stesso. Là, diretto verso il mare aperto, cioè il mare che non si sa dove ti può portare, soltanto con un legno, cioè con una barca, e con quella piccola compagnia dalla quale non fui mai abbandonato. E poi qui ci spiega il viaggio che fa fino ad arrivare al punto culminante dove nell'antichità si poteva arrivare. L'un lito, cioè una parte, una sponda della spiaggia, e l'altro, vidi, infin la Spagna, fin nel Marocco, quindi la Spagna che sta verso nord, il Marocco che sta a sud, e l'isola dei Sardi, la Sardegna, quindi lui passa in mezzo al Mediterraneo, e l'altro che quel mare intorno bagna, e quindi viaggia diretto verso ovest. Io e compagni eravamo vecchi e tardi, ormai io ero arrivato alla fine della vita e anche i miei compagni, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi, a ciò che l'uomo più oltre non si metta, ve l'ho detto prima, le colonne di Ercole, la mitica frase non plus ultra, Ercole semidio figlio di Giove che mette lì diciamo un segnale per dire che l'uomo non deve osare andare oltre. E Dio fa proprio, Dio, il Dio cristiano fa proprio questo divieto. Quindi il limite del mondo antico, non si può andare di qua, e lui fa parte del mondo antico, come sappiamo, no? E comunque era lo stesso mondo di Dante, perché cominciano a fare le esplorazioni importanti gli europei più che altro nel XV secolo. E qui siamo ancora all'inizio del XIV. Dalla man destra mi lasciai Siviglia. Siviglia sarebbe Siviglia, che sta ovviamente sulle coste della Spagna e quindi sta a nord. Dall'altra, cioè a sinistra, già mi aveva lasciata Setta, che è Ceuta e che è in Africa, quindi sta a sinistra ovviamente. E fa questo discorso che comincia con «O frati, dissi, che per 100 miglia, Anjambomam, per egli siete giunti all'Occidente, a questa tanto picciola vigilia, finisce la terzina al Anjambomam di nostri sensi che è del rimanente. Non vogliate negare l'esperienza di retra al sol del mondo senza gente». I primi 6 versi sono micidiali. Gli dice: «O fratelli, i compagni di viaggio che lui comanda, che lui guida, sono i fratelli di questa esperienza. Che per 100.000 pericoli, sarebbe come un numero grandissimo, siete giunti all'Occidente». All'Occidente vorrebbe dire sono giunti all'estremità ovest dove finiva il mondo antico. Ma l'Occidente è anche un simbolo, una metafora del tramonto delle loro vite. Il tramonto da sempre è un sinonimo della fine della vita. A questa tanto piccola vigilia, loro sono vecchi e tardi, sicché hanno già quasi vissuto tutta la loro vita, però lui la considera una piccola vigilia, cioè un piccolo preliminare di quel di nostri sensi che è del rimanente. Cioè la cosa più grande ancora la dobbiamo vedere, la dobbiamo scoprire. E gli dice l'esortazione: non vogliate negare l'esperienza di retro al sol del mondo senza gente, perché il retro del sol sarebbe l'emisfero, se loro sono di giorno, l'emisfero dall'altra parte del mondo è al buio, ed è senza gente perché quello è il limite, sicché nessuno c'è di sotto, ok? Nell'estremità sud del mondo. E poi c'è questa esortazione pazzesca dei versi successivi, che sono tra i versi più celebri della Divina Commedia: considerate la vostra semenza, cioè la vostra origine, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Non siete stati creati per essere dei bruti, degli ignoranti, delle persone che si rifiutano di conoscere, ma per seguire la virtù
cioè il fare la cosa giusta e la conoscenza, che è un, diciamo, è un modo poetico per dire conoscenza in modo più incisivo, una licenza poetica. E ovviamente questa orazione, breve, perché non dura tanti versi, però è molto imponente come forza, i miei compagni fecesi aguti con questa orazione picciola al cammino, che appena poscia l'avrei ritenuti. Fa così ardenti, così vogliosi di imbarcarsi in questa impresa i suoi compagni, con questa piccola orazione, al cammino, cioè al viaggio verso cui li ha esortati, che a malapena l'avrebbe trattenuti, non avrebbe più potuto fermarli. Ormai ha già detto, facciamolo! È l'ultima cosa che c'è da scoprire, io lo voglio sapere cosa c'è. E loro ci vanno perché sanno che è importante, perché hanno vissuto e ormai vogliono sapere anche cosa c'è ancora da sapere. È la scintilla, qui ragazzi c'è proprio la metafora del concetto di scoperta, ciò che ci manda avanti come razza umana, l'imparare, lo scoprire cosa rimane da sapere ancora, i misteri che ancora rimangono da scoprire. E qui comincia il viaggio, e volta nostra poppa nel mattino, de remi facemo ali a folle volo, sempre acquistando dal lato mancino. Ovviamente, appena usciti allo stretto di Civitterra, vanno verso sinistra perché vanno verso sud. E fanno ali a folle volo, che anche questa è una metafora, è come se le ali diventassero le ali che sbattono per portarli più velocemente, ha quasi pensato una specie di aereo antelitteram, per portarli velocemente dove vogliono arrivare, nel modo più veloce possibile. E poi qui c'è una notazione, un'altra notazione geografica nella terzina successiva. Tutte le stelle già dell'altro polo, perché nel polo australe, come sapete, c'è un cielo notturno diverso, ci sono altre stelle, vede alla notte il nostro tanto basso che non sorge fuori dal marinsuolo. E poi ci dice una notazione temporale. 5 volte era acceso e tante casso, cioè spento, lo lume era sotto dalla luna, poi che entrate eravamo nell'alto passo, l'alto passo cioè il profondo viaggio che hanno iniziato. Quindi passano circa 5 mesi lunari, circa 5 mesi, quando n'apparve una montagna, virgola, bruna, per la distanza, altro enchantement spaventoso, e parve mi alta tanto quanta veduta non aveva alcuna. Quando a un momento all'orizzonte si trovano davanti una montagna, all'orizzonte, bruna, cioè scura, per la distanza, vedono solo qualcosa di scuro all'orizzonte, e mi sembrò alta tanto quanta non ne avevo mai vista alcuna, cioè da lontano sembrava un monte mai visto prima da quanto era alto. E noi sappiamo già che come immediata, come spontanea, diciamo, prolungamento dell'inferno, no? Quando Lucifero cadde e si arenò nel centro dell'universo, cioè nel centro della Terra, la Terra schifata creò questa voragine e poi quella che lui in pratica compresse produsse dall'altra parte del mondo, nel polo australe, una montagna altissima che poi Dante vedrà è quella del Purgatorio. Questa è l'immaginazione, diciamo, geografica e direi quasi cosmogonica di Dante. E noi ci rallegrammo perché hanno visto cosa c'era, questa montagna c'è, e tosto e subito tornò in pianto. Quindi sono felici, ma subito si rattristano. Che dalla nuova terra, cioè dalla terra appena scoperta, un turbo, cioè un turbine marino, nacque e percosse del legno il primo canto. Quindi appena loro la vedono, non fanno in tempo a essere felici di essere arrivati a destinazione, vedere cosa volevano scoprire di là da questo limite divino di invalicabilità, e questo turbine gli acchiappa subito la nave e nella terzina successiva fanno una brutta fine. 3 volte fece girare con tutte le acque, quindi per 3 volte viene fatta girare la loro nave, alla quarta le va la poppa in suso, cioè la nave va in verticale, si inabissa praticamente, e la prora ira in giù come altrui piacque, l'altrui è ovviamente Dio,
che non viene nominato perché siamo nell'inferno, però è la volontà di Dio che punisce quelli che hanno oltrepassato il limite. Infinché il mar, e questo è l'ultimo verso, verso 142, fu sovra noi richiuso. Hanno infranto il limite di Dio, che non voleva che l'uomo andasse oltre quel limite delle colonne d'Ercole, lo hanno infranto, ma sono stati subito puniti. Ed è una punizione quasi automatica, no? Un turbine esce fuori appena loro sono arrivati a destinazione, li sommerge, così sono tutti morti, si richiude e tutto continua immutabile come prima. Questa è la volontà di Dio. Tutto torna silenzioso, perfettamente silenzioso. È uno dei passi in assoluto più belli di tutto l'inferno e di tutta la Divina Commedia e direi di tutta la letteratura italiana, perché è un trionfo e una celebrazione della stessa scintilla che manda avanti la razza umana dai tempi degli uomini delle caverne, la sete di sapere, la sete di migliorarsi, la sete di vedere come va a finire, che è anche la curiosità che ci alimenta quando vogliamo vedere come va avanti una storia. Spero che sia piaciuto a tutti.